un ristoro da parte della Regione Toscana, finanziamenti alle aziende delle aree di servizio che sono lungo il tratto della E45 chiusa al traffico pesante dallo scorso 16 gennaio per il sequestro del viadotto Puleto. Questo è l'annuncio del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che fa di persona tornando a Pieve Santo Stefano. Abbiamo fatto una legge che abbiamo portato in giunta, adesso va al Consiglio, con cui stanziamo 300.000 euro per rifondere, e poi se ci sarà necessità ovviamente anche di più, per rifondere le aziende che sono state danneggiate dal fatto che è stata chiusa la strada, insomma le aziende frontaliere. Naturalmente il rimborso è sul fatturato, tolti i costi variabili, altrimenti si pagherebbero due volte, insomma è giusto toglierli. E con l'impegno a non licenziare, quindi i lavoratori da questo punto di vista saranno tutti garantiti. E poi abbiamo predisposto un pacchetto di sostegni finanziari all'economia che andranno avanti a prescindere anche dal tempo di ripristino, di riapertura della strada anche al traffico pesante. La Regione ha previsto interventi anche con il microcredito per le imprese artigiane fino a 20.000 euro e fondi rotativi per le imprese più grandi e soldi anche per la promozione del territorio. Però se la riapertura al traffico pesante non dovesse concretizzarsi nei tempi annunciati dal Ministro, tornerete in piazza o comunque a manifestare? Assolutamente sì, questo allora aspettiamo i 30 giorni, ormai una settimana è passata e ci dice ANAS che stanno operando e capiamo quali saranno gli sviluppi dei lavori. Ma se questo non accadesse? Non accade, siamo presenti, attenti che tutto si sviluppi nel giusto modo.